la calabra, in Dolcilanda, un di sole, shalalaina, un da calabra, in Dolcilanda, un di spie, un di fane, un di sale, anda calabra, da Dolcilanda, un di sole, shalalaina, un da calabra, in Dolcilanda, un di caine, un di spie, un di arbai. Cari amici di Onda Calabra, benvenuti ad una nuova puntata. Quello che state vedendo in questo momento è la coppia dell'estate, Luigi Grandinetti e Erika Consolo. Ah sì, sì, te lo ricordavi quindi il mio nome. Eh sì, l'avevo scritto qui sulla mano, guarda, ho paura davvero che potessi dimenticarlo. E sai, con l'età che avanza, insomma, questo potrebbe anche capitare. Ma cari amici, di che cosa parleremo in questa puntata? Parleremo di Cleto Festival, una manifestazione dedicata a rilanciare quello che è questo meraviglioso borgo. Inoltre abbiamo visto anche il castello. Bellissimo, ragazzi, veramente una giornata, anzi veramente un pomeriggio trascorso in questa ridente cittadina della costa tirrenica cosentina, che per noi in effetti è stata una sorpresa. Incontri, dibattita, musica, teatro, gastronomia, quella la ricordo io. Gastronomia, gastronomia locale, insomma, ce n'è veramente per tutti. Noi cerchiamo in questi 30 minuti di raccontare attraverso questa nuova puntata di Onda Calabra. E allora pronti per vedere il Cleto Festival. Conoscere Cleto è la missione che ci proponiamo oggi con Onda Calabra, ma in realtà è lo scopo di un'associazione culturale che si chiama La Piazza. Io a fianco a me ho il presidente Ivan Arella, che mi spiegava, presidente lo si dice solo perché è necessaria la carica istituzionale, ma in realtà siamo tanti giovani che hanno deciso di mettersi insieme e proporre delle iniziative importanti per valorizzare Cleto, e soprattutto con Cleto Festival, che è la manifestazione più importante che vi contraddistingue, riuscite a far conoscere il territorio anche agli altri ragazzi, non solo calabresi ma italiani in generale. Sì, diciamo che l'obiettivo principale per cui nasce il festival è appunto far conoscere questo borgo medievale della provincia di Cosenza dal nome Cleto, borgo che presenta delle potenzialità di attrazione turistica elevate, però che nel corso degli anni non sono mai state messe in atto oppure sviluppate per creare appunto un canale di attrazione. È veramente un borgo graziosissimo, ma l'idea vincente è quella di renderlo sicuramente vivibile anche al turista, perché riuscite a sfruttare ogni singolo scorcio, ogni singola viuzza. Sì, perché il festival appunto che tende a creare le motivazioni per far sì che la gente venga a visitare questo borgo è costruito su misura, quindi con la conoscenza diretta del luogo. Noi ci siamo inventati questo festival cercando di utilizzare il più possibile gli spazi all'interno del borgo, perché non abbiamo una anche un albergo diffuso, mi pare di aver capito. No, va bene, non è l'intento del Cleto Festival albergo diffuso, però diciamo, perché no, potrebbe essere un'idea per uno sviluppo, dato che questo paesino si presta veramente tanto come perché no, albergo diffuso potrebbe essere un progetto molto molto più ampio. In realtà te lo dicevo perché mi ha colpito molto la vostra precisione nell'organizzare il tutto e dare i giusti riferimenti ai ragazzi che volevano parteciparvi. Sono tanti quelli che hanno deciso di aderire alla manifestazione, perché ricordiamolo, non serve solo a vivere il territorio ma serve anche a far cultura, quindi sono tante le iniziative che hanno coinvolto discipline artistiche piuttosto che convegnistica e anche, voglio dire, affrontare temi importanti, fare cultura anche guardando all'attualità.
Sì, perché l'idea era, diciamo, fare un evento estivo con un lancio lanciando un messaggio solitamente molto difficile. Noi siamo riusciti a trovare un qualcosa che inglobava il tutto, il divertimento, ma allo stesso tempo lanciando dei messaggi, tipo utilizzando, ma in tutti i settori, dalla gastronomia, alla musica, alla conferenza, agli incontri con gli artisti strada. Diciamo che è un pacchetto che, oltre a divertirsi, comunque cerchiamo di lanciare messaggi. Allora, lanciamolo noi un altro messaggio, ci spostiamo in una nuova location e vi parliamo ancora meglio del festival. Ivan, in questo momento stiamo occupando l'area musica. La musica è stata abbassata perché dobbiamo fare l'intervista e non solo. Hai anche da fare la visita guidata, giusto per ricordarti i tuoi impegni giornalieri, giusto per questo. Ma ritornando al nostro discorso e parlando di Cleto Festival, dobbiamo dire che la parola importante e chiave per raccontarvi di questa manifestazione è la collaborazione. Collaborazione con delle realtà importanti. Sì, infatti anche dal primo anno abbiamo avviato delle collaborazioni con realtà di importanza a livello nazionale come Libera ed Emergency, che sono per noi associazioni da cui prendere esempio. Però la collaborazione si sviluppa anche con realtà locali, questo perché crediamo che fare rete sia importante e dia la possibilità di creare veri progetti di qualità che portano grandi risultati come negli ultimi anni siamo riusciti ad ottenere. È importantissimo far rivivere il borgo attraverso questa manifestazione perché riuscite davvero a creare momenti differenti, ma soprattutto ad impegnare le giornate dei ragazzi che vi partecipano. Sì, perché la cosa bella che avviene in questi giorni è la collaborazione spontanea, perché i ragazzi, il fatto di aiutare a creare l'evento li tiene impegnati, li diverte allo stesso tempo. In più, nel momento in cui si vede che la serata è andata bene, sono contenti proprio del lavoro che del loro lavoro, dei frutti del loro lavoro. Immaginate cosa possa significare vedere le vie del borgo rianimate da artisti di strada piuttosto che musicanti, come fu ai tempi antichi, insomma, che videro questo borgo sicuramente al massimo del suo splendore. Ecco, la volontà di farlo conoscere anche attraverso le nostre telecamere penso che sia un'importante iniziativa proprio vostra, dell'associazione. Sì, infatti vi ringraziamo per questo spazio che ci dedicate, perché sì, far rivivere questo borgo è per noi veramente importante. Ci teniamo tanto perché vediamo grosse potenzialità. Abbiamo deciso di restare, quindi diciamo di resistere e non andare via. Quanti abitanti fa Cleto? Allora, in totale siamo sui 1.300-1.400 abitanti, però nel centro storico abitano una decina di famiglie, quindi è completamente disabitato, perché Cleto infatti viene considerato come un paese fantasma, purtroppo, il centro storico. Però queste iniziative possono creare interesse e far vedere che c'è la potenzialità e la voglia di creare turismo anche in queste piccole realtà. Quindi adesso a te tocca il giro turistico, sì, per il centro storico. Io ho un'altra persona da incontrare, però. Ok. La persona che dovevo incontrare è la nostra Carola Nicastro, un altro membro dell'associazione La Piazza. E come farebbe Cleto senza di voi, in realtà? Dobbiamo spiegare un attimino la storia coinvolgente di Cleto, ecco perché mi serve una donna per parlare di un'altra donna, di Cleta. Stiamo parlando dei tempi dell'Odissea, per cui Magna Grecia, tanto da raccontare e soprattutto una leggenda che coinvolge questo borgo. Beh, Cleto è un po' ricco di leggende. Sicuramente quello più importante è legato proprio al nome di questo borgo, conosciuto col nome anche di Pietra Mala, pietra dura, ruvida, probabilmente legata a sia all'aspetto di questo centro storico, sia alla leggenda, come ti dicevo, che narra proprio... Ah, sei partita dai uomini, tu, ho capito. No, vabbè. Perché quella è un po' più lunga, mi piace raccontarla dopo. Oh sì, ma sì, facciamo così, noi siamo complici, noi ci capiamo, siamo appassionate di leggende, vai pure Carola. Si narra infatti che un vescovo, visitando questo borgo, cadde rompendosi una gamba. Il suo grido di dolore fu proprio "chi Pietra Mala". Era un vescovo.
Sarà invece solo nel 1862 che si prenderà il nome di Cleto. Cleto appunto che si collega, come ti dicevi tu, all'antica Grecia, alle leggende narrate nell'Odissea da Omero. Si narra infatti che Cleta, ancella di Pantasilea, partì per ritrovare il corpo di Pantasilea, Amazzone, capo delle Amazzoni. Morta. Riuscì ad arrivare? Purtroppo no, perché la sua nave fu colta da un temporale e fu costretta ad attraccare. Non mi dire che sbarcò qui. Sbarcò proprio a Cleto, si innamorò di queste terre così floride e decise di dar vita al borgo. Siamo in ambito di forti scontri con la vicina Crotone e proprio sotto le mani dei crotonesi Cleta morì. Ma prima di morire lasciò in eredità il suo nome, sperando che tutte le donne al suo seguito portassero il valore della donna, quindi il valore della donna al potere, e portassero il suo nome. Ecco perché il tuo secondo nome è Cleta. Ah no, magari. Mannaggia, ma potremmo fare un cambiamento, non lo so. Magari le generazioni future. Ecco, proponiamo questo nome, mi piace tanto, ti devo dire il vero. Potrebbe adesso essere un'idea. Sì, è vero, ma adesso spostiamoci in un'altra location. Delle antiche porte della città di Cleto, mi riferisco a Porta Forgia, dove si forgiava il ferro, ci siamo spostati sino alle porte della vostra associazione, mi riferisco alla vostra sede, proprio questa è l'area più importante, quella dove nascono le idee, quella dove nascono le iniziative, ricordiamolo, il Festival di Cleto sicuramente è quella più importante, quella che necessita di più lavoro, però le vostre iniziative si snodano veramente durante tutto l'anno. Sì. La nostra sede, io la chiamo una banca del tempo, dove ognuno di noi propone il proprio tempo libero al fine di promuovere varie iniziative. Il Cleto Festival non è altro che la parte centrale di un progetto proprio più ampio, quello che dicevi anche tu. Infatti solo un anno fa circa abbiamo adottato questa location all'interno del borgo e abbiamo dato vita a una biblioteca autogestita grazie alle donazioni di varie case editrici, ma anche di privati, intitolata Peppino Impastato, simbolo della lotta alla mafia. Ricordiamo che la collaborazione di cui parlavamo anche prima con Ivan quest'anno è di nuovo con Libera. Sì, Libera è sicuramente una delle associazioni a noi più vicine, a cui noi facciamo proprio punto di riferimento. Nello specifico in che cosa vi ha aiutato Libera? Con Libera abbiamo avviato un progetto insieme anche ad Emergency affinché vengano conosciute queste associazioni. Con Emergency abbiamo ad esempio negli anni proposto vari membri dell'associazione, da Francesco Zarà, Giuseppe Villarusso, che sono venuti a raccontarci, a testimoniare la loro associazione. Con Libera abbiamo adottato il pane antimafia, nel senso che una dei piatti della gastronomia del festival è proprio la famosa gialetta realizzata con la farina prodotta da Libera, utilizzando ovviamente quelli che sono i terreni confiscati alla mafia. Perfetto, ma abbiamo anche poi adottato il progetto Musica contro le mafie, che è un progetto che interessa Libera, ma interessa proprio questi festival, che non facciamo solo musica, ma facciamo la buona musica. Abbiamo avuto Federico Cimini, gli Spasulati, Nuio ieri sera, quindi il Cleto Festival e tante tante altre cose, così come l'associazione La Piazza. E soprattutto è bello vedere quanto è l'orgoglio, ma anche la voglia di fare, letta negli occhi di una giovane come te e degli altri ragazzi dell'associazione. Ma ripercorrendo un po' tutto l'anno, no? Tutto il percorso, quali sono gli appuntamenti a cui i nostri telespettatori non possono mancare? Da ottobre partiremo con il Cineforum, appuntamento ormai costante dell'associazione, ma anche il progetto Cleto in Scena, delle piccole rappresentazioni teatrali che vedono la nuova collaborazione con chi ha già dato una mano per il festival. Quindi ripercorriamo le strade che abbiamo già fatto gli anni precedenti, nelle edizioni nella prima, nella seconda, nella terza e nella quarta, l'ultima. Che meraviglia, non ci resta che guardare adesso le immagini del castello, fare, ecco, immaginare quanto possa essere bello guardare il panorama, vedere il borgo e farci, ecco, coinvolgere da tutto quello che è lo spirito giusto, lo spirito giovane, ma anche quello propositivo di un'associazione come la vostra. Quindi devo ringraziare te e tutta l'associazione. Grazie a voi per essere qui. E noi mandiamo la pubblicità.
un disone, shai la la. Dopo la pubblicità riprendiamo questo percorso, questa carovana di gente, di persone, di speranze. Lo storico di ognuno di noi potrebbe raccontare l'esperienza che hanno queste persone che si incontrano e si ritrovano puntualmente ogni anno per il Cleto Festival. Siamo a Cleto, in provincia di Cosenza, rigorosamente. Oi Fra, stiamo scherzando, oi Fra, tutto a posto. E ne parliamo, continuiamo naturalmente a parlare del festival con il mio amico Franco Roppo Valente, che è uno degli organizzatori, insomma, comunicazione, insomma, lui è il nostro contatto diretto, è quello che, come si dice, è il front man, quello che per me, insomma, è il mio contatto diretto del festival. Allora Franco, siete un manipolo di meravigliosi amici, insomma, gente, sì, che in effetti, insomma, le cose non gliele devi raccontare, le fa, no? Avete questo senso proprio di anticiparvi nelle cose, però il Cleto Festival vi impegna particolarmente ogni anno. Guardi, il Cleto Festival è un'iniziativa che non ci impegna da un anno, ma ci impegna già da 4 anni, perché questa è la 4ª edizione, e nasce proprio per dare un senso e ridare vitalità a questo posto che attualmente, voglio dire, vive e di luce ed è bello, però basterebbe tornarci a novembre e le persone sono molto poche. Certo. Quindi noi abbiamo deciso di costituire un'associazione culturale. Franco, è la storia un po' di tutti i centri storici, no? Che purtroppo per una serie di motivi vengono in qualche modo abbandonati, vuoi perché bisogna continuare a vivere, vuoi perché magari non ci sono magari molte volte le condizioni per poter continuare a vivere nei centri storici, anche se questo decreto, devo dire, insomma, è particolarmente vivo, beh certo, in questa occasione senza dubbio. Inoltre voglio aggiungere una cosa, che questa iniziativa per noi è stata veramente un veicolo importante, perché sì, siamo riusciti a mettere al centro del canale culturale sia di questa regione che in gran parte della sì, stampa che va al di là della Calabria, il Borgo di Cleto. Quindi abbiamo deciso di coinvolgere poi attorno a questo progetto due associazioni importanti che sono Libera ed Emergency. Certo. Quindi abbiamo, ripeto, abbiamo deciso di incanalare un discorso aperto con loro in maniera molto chiara. E siete stati anche millimetrici nelle varie preparazioni, e non ne parlo per caricarvi o sommergervi di complimenti, ma evidentemente anche il fatto di confrontarsi con altre manifestazioni che possono somigliare al Cleto Festival, forse vi ha messo nelle condizioni di guardare ogni faccia, ogni angolo di tutto quello che avete preparato, dalla musica all'accoglienza, all'intrattenimento, agli alloggi, ai contatti. Davvero tanta roba, Franco. Guardi, l'iniziativa tutta, diciamo, si congiunge con un filo virtuale, che è la legalità e l'accoglienza, voglio dire. Noi abbiamo deciso di aprire le porte del borgo, tant'è vero che c'è questo via vai di giovani e di gente che ha rimpopolato il borgo in questi 3 giorni, e questa cosa ci ha arricchito tantissimo. Per quanto riguarda la legalità, noi abbiamo messo al centro proprio questo tema per avere, come dire, un falo illuminante in questa direzione, certo, che certo, è molto importante in una terra che, ahimè, ha tante, certo, disavventure, tante emergenze, e tante, certo, cose. Quindi noi abbiamo deciso di puntare proprio come obiettivo importante di questa manifestazione la legalità, tant'è vero che abbiamo deciso di recuperare una tradizione locale e mescolarla col concetto di legalità, ecco, quindi, che è stata quella di recuperare un vecchio modo, un modo antico di rifare il pane. Quindi noi abbiamo questo pane buonissimo, però sfornato, condito con aglio e origano selvatico, quindi è veramente una squisitezza. Già, una cosa emergono dal basso voglie che devono essere assolutamente soddisfatte. Stai attento, Franco, che ti osservo. La cosa importante di questa tradizione è la farina, perché questa farina viene dai campi di Libera. Quindi è una farina come dire, che viene davvero da lontano. Ho capito. Voglio dire, si è instaurato questo rapporto, certo, paritario tra chi produce, certo, certo, che va al di là della
globalizzazione, cioè, della mercificazione del grano e degli alimenti del prodotto in generale. Quindi è questo messaggio forte che noi diamo, che si può fare sia cultura, ma contemporaneamente si può anche recuperare le tradizioni partendo dal concetto di legalità. Legalità, l'hai detto tantissime volte, ed è su questo che è un fondamento importante anche per noi, ecco perché le telecamere di Onda Calabra sono qui al Cleto Festival. Grazie. Grazie. In questo festival incontriamo anche chi modera i lavori, ma anche chi ha un rapporto praticamente, credo, più che epidermico, viscerale, cioè proprio un'attrazione fatale con Cleto, con il suo territorio, anche perché si interessa comunque attraverso il suo lavoro anche di immigrazione, insomma un argomento importante che riguarda anche la costa tirrenica cosentina. Accanto a me ho Elena Paba, che arriva direttamente da Rai Radio 1, qualche tempo fa conduceva. C'è proprio un programma che parlava prima ancora permesso di soggiorno, sì, che si occupa appunto di fare reportage in tutta Italia sul tema immigrazione, viaggiando proprio attraverso le varie regioni. Mamma quindi mia, viaggiando so. Anche in Calabria abbiamo hai conosciuto anche tante, questo territorio che insomma tante di immigrazione, esperienze interessanti, e quindi stasera parliamo di immigrazione, di politiche nazionali che non funzionano purtroppo, ma di politiche locali che invece funzionano molto bene, per cui c'è questo scollamento tra il nazionale come è possibile e il locale, che non comunichino. Beh, evidentemente la nazionale non percepisce il cambiamento del territorio, lo percepisce molto, molto più tardi, diciamo, invece il territorio arriva prima, ma in genere è così. Certo, quando per forza parliamo, di cose. Quando parliamo di integrazione, in realtà il territorio già c'è l'integrazione, è vero. Ancora non se ne sono accorti, non hanno ancora capito il valore aggiuntivo che ha socioculturale, ma soprattutto economico. Assolutamente sì. Bisognerebbe cominciare a pensare a questo, ad avere una visuale più lungimirante verso un fenomeno che non smetterà, che continuerà, e quindi ci dovremmo organizzare in maniera un pochino più. Fin quando ci saranno esseri umani che comunque hanno l'esigenza molte volte, vuoi per rifarsi una vita, vuoi perché devono scappare da situazioni drammatiche, insomma non c'è alternativa. Con Elena voglio anche parlare di questo attaccamento però al territorio. La nostra regione, lo sai sicuramente, 800 km di costa meravigliose, mare, montagne, insomma abbiamo un entroterra spettacoloso. E Cleto con il suo centro storico medievale, insomma un posto veramente da sogno, devo dire, con delle ci si ne innamora, vero? Assolutamente sì. Vero. Venite a Cleto. Tu che rapporto hai con questo paese? Ho un rapporto che dura da anni, perché ho incontrato anni fa, insomma, telefonicamente inizialmente Franco Roppo Valente, che fa parte della associazione della Piazza, che organizza appunto il festival, e con lui abbiamo cominciato a collaborare, quindi a dare voce a queste piccole micro realtà che invece sono molto importanti e danno una grande... Con un canale così importante come il tuo, Radio 1, ragazzi. Insomma, assolutamente sì. E quindi dare visibilità a piccole realtà importanti che ci fanno vedere un aspetto della Calabria che magari non conosciamo, che è l'aspetto quello bello, sano, pulito. Dillo a noi che in questo territorio ci sono tutt'oggi e tuttora calabresi che non conoscono alcune parti, alcuni paesi, alcuni posti meravigliosi, e grazie in effetti insomma alle nostre telecamere, alle telecamere di tantissimi altri colleghi, insomma lo raccontiamo. Ai microfoni, alle telecamere, alla carta stampata, a chiunque possa parlarne. È vero, parliamone bene. Elena, grazie per essere stata con noi. È un piacere. E a proposito di interazione, a proposito di accoglienza, a proposito di gente che si apre come può naturalmente all'immigrazione, insomma, ne voglio parlare con il vice sindaco di Acqua Formosa, Giovanni Manoccio. Prima di tutto, che tipo di conoscenza ha di Cleto? Lei che conosce comunque il territorio benissimo, sicuramente il suo, però poi uno guarda anche l'erba del vicino di casa. E com'è quest'erba? Ho una conoscenza bella, nel senso che sono stato varie volte qui a Cleto, ho delle amicizie storiche qui a Cleto, e c'è un'atmosfera meravigliosa.
per cui in una Calabria dei disastri Cleto rappresenta in questo momento con questo festival una speranza. Una speranza. Senta, Acqua Formosa è un paese che insomma ha molto da raccontare, insomma, come forse un po' tutti i paesini della costa tirrenica, ma se uno dovesse decidere di venire ad Acqua Formosa, secondo lei da che cosa dovrebbe partire? Io vengo ad Acqua Formosa per vedere? Vengo ad Acqua Formosa per vedere realizzato un'utopia. Ah, ecco, bene, l'abbiamo presa larga, eh? Arrivando ad Acqua Formosa si scopre all'ingresso una cittadina multietnica e multiculturale, con i progetti di accoglienza. Un paese di lontana etnia albanese, dove si pratica il bilinguismo. Certo. Ma soprattutto tanti volti che prima erano di sofferenza e adesso sono di speranza. Una miscellanea davvero di esatto, evidentemente di culture diverse che riescono a convivere? A convivere, a passare una parte della loro vita dando la speranza ai nostri ragazzi di rimanere in loco e dando la speranza ai nostri ospiti di poter passare un anno nel quale hanno la possibilità di riconsiderare la propria vita a fianco di persone che vogliono bene. Un mutuo soccorso quello che noi facciamo. È vero. E a proposito di questo, mi domandavo come, pensando a tutti quelli che magari vedono nel fenomeno dell'immigrazione una violenza per il proprio territorio, no? Invece come siete riusciti voi a far partire questo progetto, a realizzarlo e a portarlo avanti, insomma, così, quasi con semplicità, quasi con la serenità che le vedo in volto? Ma io rispondo sempre volentieri a questa domanda che mi viene fatta un po' ovunque. Immagino di sì. Entrando nell'asilo o nelle scuole del mio paese si vedono i ragazzini di Acqua Formosa insieme ai ragazzini di pelle olivastra, di pelle certo, nera. Certo. E si scopre subito un mondo che è il mondo delle frequentazioni e della tolleranza. Quando poi si sale su con gli anni si diventa intollerante, certo, si ha paura. Certo. È come se questa terra appartenesse solo a noi e qualcuno ce la potrebbe portare violare, via, insomma, portare via. Certo, quindi certo, subentrano le paure, le angosce rispetto a una politica di speranza. È vero. E noi abbiamo anteposto alla paura la speranza e quindi abbiamo accolto queste persone e il paese torna a rivivere grazie a queste persone. Abbiamo salvato le scuole, abbiamo salvato il paese dallo spopolamento, abbiamo dato serenità a queste persone, abbiamo dato la possibilità a tanti nostri giovani laureati di poter vivere nel nostro paese. Possiamo dire che abbiamo fatto l'utile al dilettevole? No, il mutuo soccorso. Il mutuo soccorso. Il mutuo soccorso. Esatto. Loro danno qualcosa a noi, noi e diamo voi, tantissimo a loro. Però questa è, come dire, una visione che quasi dicevo prima, dell'utopia. Vero, ha perfettamente ragione. Ma a volte le utopie possono diventare buone pratiche. Buone basta pratiche, avere il magari, coraggio. Magari anche in realtà, bravo. E quello che manca, evidentemente, è proprio il coraggio. Fatevelo venire. Noi di Onda Calabra ci crediamo. Grazie per essere rimasto con grazie noi. Questa puntata qui al Cleto Festival finisce qui. Vi ricordo che per vedere questa puntata e tutte le altre andate finora in onda, potete andare sul nostro sito www.ondacalabra.tv o scaricare direttamente l'applicazione per il vostro smartphone. Grazie. A domani. Onda Calabra, Indocilanda, un disone, Shagalaina. Onda Calabra, Indocilanda, un disone, un difane, un disone, Onda Calabra, Indocilanda, un disone, Shagalaina. Onda Calabra, Indocilanda, un dicaine, un dispine, un diarbai. Arbeit und da